Allora, qui abbiamo V. F è lineare. Stavolta aggiungiamo che la dimensione di V è n e la dimensione di W è m. Allora, se queste sono le dimensioni, deve essere possibile fissare in V una base lunga n e in W una base lunga m. Ok? Allora, questa base qui la chiamo BV e questa qua la chiamo BV. Allora, attenzione che c'è il seguente diagramma commutativo. Io ho V piccolo stavolta. Questo V piccolo viene portato in F di V. Questo sta in V grande, questo sta in W grande. V è un elemento di V grande. Quindi V si scriverà come alfa 1 V1 più alfa n Vn. E il vettore alfa, questo appartiene a K alla n, questi sono spazi vettoriali sul corpo K, pensate a R alla n, ok? Noi per ora abbiamo fatto solo spazi vettoriali, abbiamo sempre trattato spazi vettoriali reali. Queste si chiamano coordinate di V, di Vb. E queste coordinate sono uniche. Quando io ho una base e le coordinate di un vettore rispetto alla base sono uniche. Se non fossero uniche, facendo la differenza tra una combinazione lineare di vettori V1, Vn, non nulla che mi dà il vettore nullo, che non è possibile in quanto i vettori sono i vettori di una base, quindi sono indipendenti. Quindi, una volta fissata la base BV, a V corrisponde un vettore che si chiama di K alla N, che si chiama alfa K alla N. Quindi abbiamo il vettore V che sta in V e il vettore coordinate di V che sta in K alla N. È chiaro che se cambio base cambiano coordinate, questo lo capisce chiunque, no? Quindi il discorso V alfa, la corrispondenza V alle coordinate alfa, le coordinate alfa corrispondono a V, vale una volta che ho fissato quella base. Se la base cambia, V magari rimane lo stesso, però le coordinate cambiano. Chiaro? Oh, anche F di V sarà uguale a V1 W1, cioè scusate, beta 1 W1 più beta m Wm. Quindi a F di V corrisponderanno delle coordinate qui che chiamo beta e queste stanno in K alla m. Ok? Oh, il discorso è, conoscendo F, come si ricavano le coordinate beta
da quelle di alfa, da quelle alfa. Come si, cioè, io fisso f, so f, ma naturalmente anche qua stiamo parlando sempre avendo fissato la base di V doppio. Se cambio la base di V doppio cambia anche il beta. Questi due concetti sono indipendenti. Cambio base qua, cambia solo alfa. Cambio base qua, cambia solo beta. Però, supponiamo di aver fissato la base in partenza, la base in arrivo, e supponiamo quindi di conoscere le coordinate in partenza e le coordinate in arrivo. Le coordinate in partenza sono alfa, le coordinate in arrivo sono beta. Io questo discorso lo posso fare per un vettore, per un altro vettore, per 100 vettori. Ah, naturalmente per fare questo devo andare, vabbè, questo probabilmente mi viene dato, mi viene la scrittura di V, mi viene data, questo invece una volta che devo prima calcolare F e poi questa scrittura di F come combinazione lineare, cioè le coordinate me le devo ricavare. E questo lo devo fare una volta, due volte, 100 volte, 1000 volte. Allora, diciamo, non è che se io conoscevo alfa ci sta un modo diretto di ricavarsi beta conoscendo F che è stata fissata una volta per tutte? Cioè, fissata F, e il modo c'è. Qua, diciamo, beta è uguale a una certa matrice A, che ovviamente dipende da F, dovremmo scrivere AF. Prodotto righe per colonne per A. Quindi la matrice AF appartiene a K. Allora, questa matrice qua innanzitutto deve partire da R, da K alla N, deve arrivare in K alla M. Quindi dove sta? È una matrice M per N o no? Deve avere M righe ed N colonne, perché io la devo poter moltiplicare a destra per un vettore colonna di K alla N, e mi deve produrre un vettore che sta in K alla N. Allora, questo vogliamo dimostrare. Vogliamo dimostrare che esiste un'unica matrice tale che il diagramma è commutativo. Che significa che il diagramma è commutativo? Significa che io vado da qua a qua, o vado prima qua, poi qua, e poi qua, è esattamente la stessa. Oppure, o vado da qua a qua, oppure vado prima qua, poi qua, e poi qua, è esattamente la stessa cosa. Allora, per capire come si ottiene AF, chi è AF, basta ricordarsi che F è un'applicazione lineare. Allora, F di V, basta ricordarsi che F di alfa 1 V1 più alfa N Vn. Cioè, per la linearità, questo è alfa 1 F di V1 più alfa 2 F di V2 più alfa N F di Vn. Allora, F di V1 è l'immagine di un vettore fisso, è un vettore della base di V. Quindi F di V1 lo scriviamo come? C'ha delle coordinate. Allora lo scriviamo come A11 W1 più A21 W2 più AN
1 W A M 1 W M. Oh, guardate, queste coordinate sono i numeri che devo mettere dentro la matrice. Per non sbagliarsi, devo mettere due indici. Perché devo mettere due indici? Perché di questi vettori ne ho tanti. Ho f di v1, f di v2, f di vf, di vn. Non posso sbagliarmi. Perché non posso sbagliarmi? Cioè, qui devo far variare l'indice di riga e in verticale devo far variare l'indice di colonna. Perché non posso sbagliarmi? È evidente perché non posso sbagliarmi. Perché le coordinate sono m, perché sto in w. W ha dimensione m, quindi le coordinate che devo individuare sono m. La matrice che mi serve è una matrice m per n. Quindi qua cosa, queste coordinate dove andrò a mettere? Siccome devono essere lunghe m, non le posso mettere nella riga, le righe saranno lunghe n, le devo mettere per forza nella prima colonna. Ok? Quindi qua devo far variare l'indice di riga, cioè questa qui è messa in orizzontale, però sarà la prima colonna della mia matrice. Adesso semplicemente dobbiamo sostituire e vedere che funziona. Adesso quando io vado a sostituire, io avrò uguale alfa 1, qua ci scrivo somma per j che va da 1 a m a, chiamiamo somma per i che va da 1 a m a i 1 w i. Se ci fate caso, questa è l'espressione di f di q1. A i 1 w i, a 1 1 w 1, a 2 1 w 2, eccetera, e la sua più alfa n somma per i che va da 1 a m sempre a i n w n a i n w i uguale. Adesso questa somma la voglio riscrivere in maniera diversa. Allora andiamo a prendo quelli che mi danno W1 da qua, W1 da qua, W1 da qua. Allora qui avrò W1, allora qui avrò A11 per alfa 1. W1, qua c'è A11 e qua c'è alfa 1. Più nel secondo avrò A 1 mi verrà A 1 2 W 1, scusate, alfa 2, A 1 2 alfa 2. Più arrivo all'ultimo, qui mi verrà W 1, verrà A 1 N alfa N, A 1 N alfa N. L'uno che si vede più poi ci sarà W2, qua mi verrà A21 alfa 1 più A22 alfa 2 più A2n alfa n più l'ultimo verrà doppio n, poi verrà an1 alfa 1 più
a n 2 alfa 2 più scusate, qua era m, qua m m2 alfa 2 più a m n alfa 2. Ora la prima parentesi è proprio la coordinata beta 1, quindi io avrò che le coordinate beta a cosa sono uguali? Allora, scusate, cominciamo a scriverlo una alla volta. Allora io avrò beta 1 sarà a11 alfa 1 più a1n alfa n fino ad arrivare a beta m che sarà am1 alfa 1 più amn alfa n. Perché io sapevo che f di v è beta 1 w1 beta 2 più beta 2 w2 più beta 3 w3 più beta m wm. Quindi questa prima parentesi è beta 1, la seconda è beta 2, la terza è beta 3, l'ultima è beta m. E l'ho riscritto qua. Ma scusate, questo in notazione matriciale non si può scrivere beta uguale a per alfa? Se io faccio a per alfa, quando faccio il prodotto righe per colonne, chi viene il primo elemento di beta? Viene la prima riga di a, prodotto scalare con la prima colonna con alfa, quindi viene a11 alfa 1 più a12 alfa 2 più a1n alfa n. Il secondo elemento di beta chi verrà? a21 alfa 1 più a22 alfa 2 più a2n alfa n, e l'ultimo am1 alfa 1 più amn alfa n, eccetera eccetera. Quindi è come scrivere questa matrice A. Qua l'abbiamo scritto A con F perché? Perché dipende da F. La matrice A come l'abbiamo ricavata? La matrice A l'abbiamo ricavata andando a fare le coordinate di f di v1, di f di v2 e di f di v3. Quindi sarebbe a dire: voi avete f, fissate due basi, una in v e una in w, poi prendete, lo riscrivo qua, a con n, facciamolo più a rettangolo per dire che m ed n non devono per forza coincidere. Cosa fate? Fate l'immagine del primo vettore della base di v. Questo avrà delle coordinate, queste coordinate dove le dovete andare a mettere? Nella prima colonna della matrice. Poi fate l'immagine f di v2, anche questa avrà delle coordinate rispetto alla base di v2. Queste coordinate dove le dovete andare a mettere? Nella seconda colonna della matrice. Fino ad arrivare alle coordinate dell'ultimo elemento della base di v, e le dovete andare a mettere dell'immagine dell'ultimo elemento alla base di V che qua è 1, 2, qua è 1, n, qua è m, n, dovete andare a mettere nell'ultima colonna. Quindi nella matrice A dovete mettere le coordinate per colonna delle immagini degli elementi della base di V rispetto alla base di V che abbiamo fissato. Allora, gli elementi sono n, quindi avete n colonne, le righe invece sono m, perché le coordinate di ogni immagine stanno rispetto alla base di V che sono m, quindi è una matrice m per n. E quindi se prendete quella matrice e andate a sostituire qui sotto, cioè prendete alfa, le coordinate di v, e fate af per alfa, ottenete esattamente beta, cioè le coordinate di f
di V. Quindi A con F è l'unica matrice che rende questo diagramma commutativo. Ok? O. Ok. Allora, detto questo, si pone subito un problema. Il problema è sono due problemi. Se io cambio base qua e cambio base qua, come cambia la matrice? Ok? Questo è un problema. Poi c'è un modo di scegliere la base qua e la base qua per far venire questa matrice quello che mi pare? Quello che mi pare? No. Qua vedremo che ho molte libertà perché posso cambiare base indipendentemente sia qua che qua. Però non posso far venire la matrice che mi pare. Tuttavia, se posso cambiare base sia qua che qua, questa matrice la posso rendere più semplice possibile. Più semplice possibile rispettando certe cose. Per esempio, cosa possiamo osservare? Che allora, cominciamo a fare delle osservazioni. Prima di fare i cambiamenti di base. Allora, se V abbiamo detto corrispondeva ad alfa, allora, fissata la base in V, io avevo un vettore V corrispondeva, le coordinate corrispondevano a alfa. F di V, poi c'avevo F, sto a mettere il diagramma per girare, ma è la stessa cosa. Questo qua, le sue coordinate fissate alla base in W corrispondevano a A per alfa. Stavolta scrivo A direttamente senza scrivere AF, si capisce che dipende da F, se l'ho scritto una volta. Ma queste A alfa le posso anche scrivere così come A1, alfa 1, A1 più alfa N, AN. Queste sono le colonne di A. Ok? Quindi le coordinate, allora, le coordinate delle immagini F di V sono combinazioni lineari delle colonne di A.
Adesso prendiamo lo spazio che abbiamo chiamato immagine di F o rango di F. Ricordate? Allora, quando io prendo un vettore, questo ha una coordinata. Quando prendo W, questo ha per coordinate tutto K la M, o no? Cioè, la dimensione dello spazio delle coordinate, se io prendo uno spazio vettoriale e prendo la dimensione dello spazio delle coordinate, deve essere la stessa. Cioè, quando io passo alle coordinate, sto descrivendo i vettori tramite le coordinate, ma la dimensione di uno spazio, la dimensione dello spazio delle sue coordinate, delle coordinate di quei vettori, deve essere la stessa. Si vede subito, perché se c'è un vettore, le coordinate sono uniche, dimensione 0. No? Quello non è un sottospazio vettoriale. Se prendo il vettore nullo, c'ha coordinate tutte nulle, dimensione 0. Se prendo un punto sottospazio affine, diciamo, le coordinate sono uniche, cioè il traslato del sottospazio dimensione 0. Se prendo un sottospazio vettoriale, per esempio tutto W, che ha dimensione M, le sue coordinate, K la M su K hanno dimensione M, cioè chi è il sistema di generatori? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Allora, quale sarà la dimensione di questo spazio qua? Sarà esattamente la dimensione dello spazio delle sue coordinate. Ma quindi la dimensione dell'immagine, il rango di F, è uguale a che cosa? Beh, le coordinate da chi sono generate? Sono generate dai vettori colonna di A. E allora che cos'è? È la dimensione dello span di A, o di AF, se lo vogliamo ricordare che dipende da F. Questa qua dipende da F, dalla base di V, dalla base di V. Ma la dimensione generata dalle colonne chi è? È il rango della matrice. O lo genera con le righe, o lo genera con le colonne, sempre il rango della matrice, uguale al rango di F. Questo fatto non è banale. Questo fatto non è banale. Perché? Perché mi dice che allora questa adesso cambiate base, mantenete la stessa F, cambiate la base in V e cambiate la base in V doppio. Questa matrice qua cambia, perché cambia la base in V e V doppio. Però la dimensione deve essere uguale a questa. Questa qua non cambia, perché io sto semplicemente leggendo in maniera diversa a livello di coordinate, ma gli spazi care e l'immagine sono sempre gli stessi, mica dipendono dalle coordinate. Cioè, se voi volete visualizzare qualcosa in R3, sì, se prendete un sistema di coordinate lo visualizzate in un modo, se prendete un altro sistema di coordinate lo visualizzate in un altro, ma l'oggetto sta sempre là. Chiaro? Lo stesso per l'applicazione. Quindi questa dimensione qua, il rango di questa matrice qua, se cambio base in V e V doppio non deve cambiare, deve essere sempre lo stesso. Se il rango faceva 5, cambiando la base di qua, cambiando la base di là, deve essere sempre 5. Quindi su questo io non ci posso fare niente. Ok? Bene. Allora, però posso fare
qualcosa. Cosa posso fare? Io posso dire solo questo e poi facciamo pausa. Allora, la situazione è fissata. Io adesso ho fissato V, la base su V, e ho fissato la base su V doppio. Quindi rimane fissata la matrice A. Allora, chi è il ker di F? È uguale all'insieme dei V, tra di che F di V è uguale al vettore nullo. Ma se V lo scrivo con le sue coordinate, ciao, alfa 1, V alfa n uguale a m, in breve scrivo v corrisponde alle coordinate alfa, cosa vuol dire? Allora, v appartiene al ker di f se e solo se a moltiplicato alfa fa il vettore nullo. Perché se ottengo nello spazio di arrivo il vettore nullo, il vettore nullo rispetto a qualunque base, alle sue coordinate è sempre 0. No? In qualunque base il vettore nullo deve avere coordinate nulle. Perché se io prendo gli elementi di una base e li moltiplico per 0, viene sempre il vettore nullo. Li sommo, viene il vettore nullo. Quindi le coordinate nulle corrispondono sempre al vettore nullo. Quindi fissate le mie varie basi e fissate, quindi rimane fissata la mia matrice AF, che in realtà dipende da F, dalla base di qua alla base di là. Un vettore sta nel ker di F se e solo se, le sue coordinate moltiplicate a sinistra per la matrice A mi danno il vettore. Ora, l'insieme degli alfa, tali che A per alfa è uguale al vettore nullo di K alla M, è un sottospazio di K alla N. Qual è la dimensione di questo spazio? Qual è la dimensione di questo spazio? Allora, questa qui è un sistema lineare omogeneo, o no? Quindi è sempre compatibile. Quante sono le incognite? Le incognite sono n, alfa 1, alfa 2, alfa n. Le equazioni invece sono m, perché la matrice è m per n. Però noi sappiamo che il rango di A lo chiamiamo K. Per usci e capelli, quante sono? Quanta è la dimensione di questo spazio? Quant'è? N meno K, o no? Vi ricordate?
K era come se fosse il numero di equazioni indipendenti, è uno spazio vettoriale perché non è uno spazio affine, diciamo, è il caso particolare in cui l'equazione è omogenea, quindi lo spazio affine si riduce a uno spazio vettoriale, perché la soluzione nulla c'è sempre, è sempre compatibile, e le soluzioni di questo sistema omogeneo sono spazio vettoriale di dimensione n-k, le incognite meno il rango della matrice. Quindi mentre io invece avevo che la dimensione delle coordinate di tale che esiste V, tale che F di V uguale a alfa 1 W1 più alfa M Wm, non riesco a trovare un modo più, cioè le coordinate dell'immagine, dello spazio immagine, questa sapevamo che era K. Allora, questo cosa mi dice? Questo mi dice che la dimensione, quella di sopra corrisponde al fatto che la dimensione del kernel di F quant'è? È n-k. Allora, e quella di sotto corrisponde alla dimensione dell'immagine di F è uguale a la prima l'avevo già dimostrata. Alla dimensione dell'immagine era fissa, il rango della matrice corrispondeva alla dimensione dell'immagine, veniva sempre K. L'avevamo chiamato K. Ora, se però la dimensione di il rango di A è K, la dimensione dello spazio delle coordinate relative ai vettori che stanno nel kernel di F è n-k. E che vuol dire che la dimensione del kernel di F è n-k. Abbiamo detto, o la dimensione di un sottospazio, la dimensione delle spazio delle coordinate corrispondenti è esattamente la stessa, e questo l'abbiamo dimostrato tramite lo scheggiamento. Quindi se io chiamo K la dimensione dello spazio immagine, il rango della matrice associata viene K, e la dimensione del kernel di F deve venire per forza n-n-k. E quindi abbiamo ottenuto un primo risultato. Il primo risultato è che la dimensione del kernel più la dimensione dell'immagine è uguale alla dimensione dello spazio di partenza. Va bene? Quindi questo è il modo più facile per memorizzare. La dimensione, quando avete un'applicazione lineare, la dimensione del nucleo più la dimensione dello spazio immagine, lo spazio immagine sta tutto in un altro spazio. Allora la somma di queste due dimensioni è uguale alla dimensione dello spazio di partenza. Ok? Benissimo. Adesso Ah.